Ministro, parliamo nuovamente di esodati. Noi non ci siamo dimenticati di questa fascia di popolazione che per colpa dello Stato patrigno si trova in una situazione di estrema difficoltà da più di 1.000 giorni, da quella fatidica serata delle lacrime semplici del ministro, semplice del ministro appunto Fornero. Guardi, qui voi avete su tutti i giornali sbandierato questo tesoretto di 1,6 miliardi. Diamo delle risposte per fare appunto la settima salvaguardia conclusiva in modo tale da dare soddisfazione a queste persone che non possono da 3 anni prendere uno stipendio, non hanno una pensione e non hanno ammortizzatori sociali perché uno Stato patrigno gli ha tolto il diritto di avere una retribuzione. La ringrazio. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie e naturalmente anche noi siamo molto attenti ai temi che riguardano le persone che hanno subito un effetto pesantemente negativo rispetto alla riforma delle pensioni e come è certamente noto abbiamo lavorato alla costruzione delle diverse tipologie di intervento che hanno recuperato, ridotto, risolto in maniera particolarmente rilevante questo problema. E sappiamo che c'è ancora un tema aperto. Rispetto a questo tema, noi sappiamo che oggi è in corso da una parte un lavoro di verifica attivato dalla Commissione Lavoro del Senato per una verifica puntuale delle situazioni, perché non raramente vengono catalogati come esodati situazioni socialmente problematiche, difficili, che vanno attentamente verificate, ma che non hanno la caratteristica tipica della forma appunto che è stata colpita dalla situazione della legge Fornero e quindi stiamo facendo una verifica da questo punto di vista e analogamente la stessa cosa si sta facendo con l'INPS per verificare se le misure, le salvaguardie già predisposte mantengano o propongano margini per una revisione di quella situazione che, così come è stato fatto un anno fa, possa produrre, a partire dalle risorse già disponibili, la possibilità di coprire nuove situazioni. Questo tipo di verifica è in corso e abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo per una ragione molto concreta, e cioè che abbiamo delle scadenze per la presentazione delle richieste da parte di soggetti che hanno titolo potenzialmente ad utilizzare queste risorse. Quindi, per poter fare un punto di questa situazione, abbiamo bisogno anche di verificare nei fatti che cosa stia accadendo. Comunque, alla conclusione del monitoraggio, noi confermiamo la nostra intenzione di mantenere utilizzate le risorse che sono all'interno di quelle procedure, quindi di quelle norme, per affrontare quella parte di problemi che siano ancora eventualmente irrisolti. Peraltro, l'altro punto su cui stiamo lavorando è una verifica della possibilità di intervenire nei confronti di quei cittadini che, vicini al pensionamento, perdono il lavoro e non raggiungono la maturazione dei requisiti nonostante gli ammortizzatori sociali. Quindi, con questi due interventi, pensiamo di essere in grado di affrontare il tema che qui ci è stato proposto. Grazie. Ha facoltà di replicare l'onorevole Simonetti per 2 minuti. Grazie Presidente. Ministro, lei sostanzialmente ci dice che per risolvere il problema che è in essere da più di 1.000 giorni utilizzate le risorse che sono già in campo. È chiaro che queste risorse non saranno sufficienti perché altrimenti il problema si sarebbe già risolto. L'altra problematica che potrebbe nascere, e quindi le invito nel momento in cui il Consiglio dei Ministri deciderà appunto come destinare questo tesoretto, di tenere bene a mente che c'è la possibilità che questo governo crei un'altra platea di esodati, quelli del mondo della scuola, perché l'articolo 12 appunto del disegno di legge della buona scuola porta a un'interpretazione sbagliata appunto della sentenza della Corte europea che prevede per voi il licenziamento di fatto, la non riassunzione di tutti coloro che per aver lavorato più di 36 mesi non avranno più la possibilità appunto di dare una continuità didattica nel mondo della scuola. Quindi tenete questi soldi ben accuratamente nelle vostre disponibilità perché ci sarà la necessità di aiutare e gli esodati appunto della legge Fornero e purtroppo anche questi se non cambierete linea durante appunto il dibattito in commissione in aula sul disegno di legge della buona scuola.